Bene, siamo con Luca Bernia, rientrante dopo un infortunio. Questa partita, raccontacela un po', come l'hai vissuta? Purtroppo una partita nella quale per diversi motivi abbiamo gestito malissimo i ritmi, avevamo già rotazioni corte, poi vuoi purtroppo una situazione di falli anche mia personale un po' particolare nel primo tempo. Siamo stati, ti dico, fin troppo bravi e purtroppo nel momento più importante della partita abbiamo perso quella lucidità che ci avrebbe permesso di arrivare almeno punto a punto l'ultimo minuto. È un peccato, è un peccato. Io ho visto di loro molto bene il Ricciolone, che ci ha fatto disperare un po' a rimbalzo, ne hanno presi tanti. Crisci, il solito vecchio marpione, e il playmaker veramente di categoria, che ce ne ha messe parecchie. Sai, sapevamo di essere piccoli stasera. Purtroppo abbiamo dei numeri 3 adattati ad alla grande, quindi sapevamo che avremmo fatto fatica a rimbalzo, magari non così tanto. Per quanto riguarda Crisci e Novati, sono due giocatori che non devo star qua io a presentare. Assolutamente. Soprattutto Novati nel quarto ha preso la palla, ha detto stasera la vinco io, e ha messo bomba, canestro, personalità. Certo. E purtroppo giocatori del genere in queste categorie fanno la differenza. Bene, grazie di queste due parole anche da perdente, ma comunque sempre bello parlare con te. Ci vediamo tra 3 settimane, alla prossima. Ciao cari. Ciao. Bene, siamo con Sergio Borghi, storico allenatore della Pallacanestro Cantù, ora allenatore della Pallacanestro di Lentate. Raccontaci un po' la tua partita. Allora, è stata una partita strana, una partita che sicuramente ha visto due squadre che non sono nel pieno della propria forma e nel pieno della propria condizione. Abotti. E nel pieno della propria condizione per vari infortuni che comunque posso pensare che anche a Rovello limitino la continuità degli allenamenti, nonostante abbiano una squadra di assoluto primo livello, una squadra lunghissima e molto forte. Noi abbiamo fatto una partita come ci viene, nel senso si è stati bravi a stare insieme anche quando le cose non stavano andando granché bene, quindi ad esempio nel terzo quarto, ma anche subito all'inizio quando abbiamo preso il parziale. Siamo stati bravi a stare insieme, a costruire insieme e a cercare di coinvolgerci tutti nel gioco di squadra. E poi comunque una prestazione che anche in difesa, quando abbiamo un pochino alzato il livello difensivo, ci ha portato dei frutti. È stata comunque magari non una partita dall'agonismo incredibile, però comunque mi sembra sia stata una partita piacevole. E questa è la cosa più importante. Egoisticamente posso dire che erano due punti che ci servivano, perché più per il morale che per la classifica, perché comunque non siamo in un momento nel quale tutto ci viene bene. E sicuramente venire a vincere sul campo di Rovello penso che sia una cosa abbastanza... Credo che sia una cosa abbastanza complessa, abbastanza difficile. Ci siamo riusciti e siamo molto contenti. Certo, ho visto molto bene Novati, ho visto molto bene Meroni, ho visto molto bene Crisci, la squadra ha girato molto bene, soprattutto a rimbalzo ci avete stradominato, soprattutto... Sì, su quello sì, in effetti purtroppo, e mi dispiace, saluto tantissimo Nicolas, ma anche lo stesso Botti. Comunque sono due giocatori che sono preziosi per gli equilibri, soprattutto all'interno dell'area per Rovello, e sapevamo che lì potevamo magari andare a trovare un po' più di spazio, un po' più di vantaggio rispetto magari all'esterno, che sono Rovello comunque abbastanza densa di giocatori. E quindi va bene, noi abbiamo anche lo stesso Nicola Crisci, anche lo stesso Marco Meroni, che avevano bisogno comunque di conferme su tutto il lavoro che fanno in settimana, che è un lavoro prezioso. Si sono trovati bene, e questa è una cosa importante. Oltretutto, vabbè, avevamo all'interno delle rotazioni anche Ricky, sì. Colombo, che non era poi si è fatto male, nel primo ingresso si è fatto male, sul secondo gli hanno chiamato subito il terzo fallo, poi ho visto che le cose giravano, purtroppo so quanto ci tenesse lui a giocare, certo. A giocare qua, quella forse è la nota che mi dispiace di più, perché Calo è proprio un ragazzo d'oro e siamo molto felici di averlo. Ecco. Bene.
Grazie di questa bellissima chiacchierata. Grazie ci vediamo a voi. Sicuramente grazie a voi, l'anno prossimo. Complimenti per il lavoro. Grazie, a posto. Ciao. Grazie.